Buongiorno. Abbiamo il triangolo ABC, A di coordinate 6, 2, B di coordinate 3, meno 1, C di coordinate meno 2, 4 e vogliamo trovare un punto D in modo tale che il quadrilatero ABCD sia un rettangolo. Quindi si tratta di trovare un punto D che per adesso possiamo così ipotizzare che si trova in questa posizione in modo tale da pensare che il rettangolo in questione dovrebbe essere questo. Chiaramente in questo momento non sappiamo effettivamente dove posizionare il punto D in modo tale che effettivamente questa figura sia un rettangolo, pertanto le coordinate di D non sono note, quindi X ed Y le indichiamo così e sono proprio quelle che si devono trovare, cioè noi dobbiamo trovare le coordinate del punto D in modo tale che la figura sia un rettangolo. Ricordiamo che per essere un rettangolo deve essere chiaramente che il lato CD deve essere uguale al lato opposto a B. E lo stesso vale per CB, cioè il lato CB deve essere uguale al lato AD. Se si verificano queste due condizioni, allora effettivamente la nostra figura è un rettangolo. Allora cominciamo a calcolare queste quattro quantità. Cominciamo da quelle note, quindi AB, applicando la formula della distanza tra due punti, possiamo chiaramente fare la differenza tra le ascisse, quindi 6 meno 3 al quadrato, più la differenza tra le ordinate, quindi 2 meno meno 1, dunque più 1 al quadrato, cioè 6 meno 3 al quadrato farà 3 al quadrato 9, più ancora 3 al quadrato 9, cioè AB vale radical 18. Quando riguarda CB, altra quantità nota, applichiamo la formula della distanza tra questi due punti, quindi la differenza tra le ascisse, l'ascissa di B meno l'ascissa di C, quindi più 2 al quadrato, più la differenza delle ordinate, l'ordinata di B meno l'ordinata di C al quadrato, cioè 3 più 2, 5 al quadrato fa 25, più meno 1, meno 4, meno 5 al quadrato ancora 25, cioè radical 50. Adesso invece calcoliamo le due quantità che non conosciamo perché il punto D non è noto, dunque nella formula della distanza metteremo X ed Y. Quindi cominciamo a calcolare CD. Quindi l'ascissa di D, quindi X, meno quella di C, quindi meno meno, quindi più 2 al quadrato, più l'ordinata di D, quindi Y, meno quella di C, Y meno 4 al quadrato. Questa la possiamo lasciare così. Adesso calcoliamo invece DA, altra quantità che non conosciamo perché vi figura sempre il punto D, quindi facciamo l'ascissa di D che è X meno quella di A che è 6 al quadrato più l'ordinata di D meno quella di A che è 2 al quadrato. A questo punto abbiamo calcolato queste quattro quantità. Siccome devono valere contemporaneamente queste due, evidentemente si otterrà un sistema, cioè il nostro problema sarà risolto da questo sistema. CD che vale tutto questo, quindi radice quadrata di x più 2 al quadrato più y meno 4 al quadrato deve essere uguale ad AB che vale radical 18. E così CB deve essere uguale ad AD, ma CB è radical 50 e AD tutta questa quantità qua, quindi possiamo scrivere che x meno 6 al quadrato più y meno 2 al quadrato deve essere uguale al radical 50. Allora il nostro problema è risolto da questo sistema. A questo punto andiamo a vedere come si può risolvere questo sistema. Qui abbiamo due equazioni razionali, basta elevare al quadrato ambi i membri e quindi otteniamo x più 2 al quadrato più y meno 4 al quadrato deve essere uguale a 18. Elevando al quadrato ambi i membri, quindi semplificando, quando elevo qui al quadrato, questo quadrato si semplifica con la radice, elevando qui al quadrato, questo qua si semplifica con quest'altra radice, così come abbiamo fatto anche nella prima equazione, otteniamo questa seconda relazione. X meno 6 al quadrato più
y meno 2 al quadrato uguale a 50. A questo punto possiamo risolvere questo sistema sviluppando i vari calcoli che qui figurano. Quindi questo è un valore di un binomio, quindi possiamo fare il quadrato x al quadro più 4x più 4 più y quadro meno 8y più 16 deve dare 18. Nel secondo caso, sviluppando il quadrato, otteniamo x al quadro meno 12x più 36 più y quadro meno 4y più 4 deve dare 50. Si tratta di un sistema di quarto grado. Per risolverlo bisogna utilizzare un piccolo artificio. Precisamente da queste due equazioni ne ricaveremo una di primo grado, sottraendo membro a membro. Quindi faremo la prima meno la seconda. Quindi per ricordarci che facciamo la prima meno la seconda, scrivo qui questo segno meno. Pertanto, l'equazione di primo grado che otteniamo sottraendo membro a membro queste due, la scriveremo qui. Quindi x al quadro meno x al quadro va via, sarà 0. 4x meno meno, quindi più 12x, sarà 16x. Poi c'è più 4 meno più 36, quindi meno 36, quindi meno 32. Y quadro meno y quadro va via. Meno 8 meno meno, quindi più 4 mi darà meno 4y. E poi abbiamo ancora 16 meno 4 mi darà più 12. E al secondo membro 18 meno 50 sarà meno 32. Quindi in questa equazione che abbiamo qui ottenuto, 16x meno 32 meno 4y più 12 uguale a meno 32, possiamo semplificare meno 32 con meno 32 e otteniamo l'equazione 16x meno 4y uguale a meno 12. Abbiamo portato più 12 al secondo membro. Possiamo semplificare tutto per 4. E quindi 4x meno y uguale meno 12. E ricavando y otteniamo 12 su 4, chiaramente questo qui è 3. Quindi ricavando y otteniamo y uguale 4x più 3. Questa equazione va messa a sistema con una di queste due. Quindi scriviamolo qua. Quindi y uguale 4x più 3. Scegliamo ad esempio la prima, quindi a sistema con x quadro più 4x più y quadro meno 8y. Quando riguarda questo 4 e questo 16 fa più 20, e 18 passa al primo grado meno 18, quindi più 2 uguale a 0. Dobbiamo risolvere dunque questo sistema di secondo grado. Come si risolve? Beh, basta sostituire al posto di y 4x più 3. Sia qui che qui, e dunque andiamo a sostituire, quindi x quadro più 4x più, apriamo tonda, 4x più 3 al quadrato meno 8 che moltiplica 4x più 3, il tutto più 2 deve essere uguale a 0. A questo punto sviluppiamo i conti, precisamente questo quadro e questo prodotto, dunque otterremo un'equazione di secondo grado, x quadro più 4x più 16x quadro più 9 più 24x, questo è il doppio prodotto, 4 per 3 12 per 2 24x, meno 32x meno 24 più 2 uguale a 0. Sommiamo i termini simili, x quadro più 16x quadro farà 17x quadro, poi ci sono i termini in x, quindi ci sta meno 32x e più 28, quindi meno 4x, e poi abbiamo i termini noti, 9 più 2, 11, meno 24, che evidentemente farà meno 13, uguale a 0. Applichiamo la formula ridotta, quindi x sarà uguale a 2 più e meno 4, più per meno, quindi qui verrà più, 17 per 13, che farà praticamente 221, il tutto fratto 17. E quindi 4 più 221 farà 225, la radice di 225 è 15, quindi otteniamo x1 uguale a 2 meno 15 fratto 17 e x2 uguale a 2 più 15 fratto 17. Cioè x2 vale 1, mentre invece x1 vale
meno 13 diciassettesimi. Abbiamo trovato la scissa di questo punto D e abbiamo due valori. Quindi dobbiamo trovare adesso i corrispondenti valori di y, sostituendo in questa qui. Quindi per x uguale a 1, sostituendo la nostra equazione di primo grado, si stabilisce che evidentemente y vale 7, che significa che abbiamo un primo punto D1 che risolve il nostro problema di coordinate 1, 7. E ne possiamo avere anche un altro, andiamo a vedere se è vero. Abbiamo il punto da scissa meno 13 diciassettesimi, sostituendo al posto di x in questa equazione otterremo che y vale 4 che moltiplica meno 13 diciassettesimi più 3, cioè 4 per 13 farà 52, quindi meno 52 diciassettesimi più 3. E facendo quest'ultimo calcolo otteniamo meno 52 più 51 17 per 3 fratto 17, cioè meno 1 diciassettesimo. Cioè abbiamo un secondo punto di 2 di coordinate meno 13 diciassettesimi meno 1 diciassettesimo. Allora apparentemente il nostro problema è risolto da due punti, cioè esistono apparentemente due punti. Andiamo a vedere se sono accettabili tutti e due. Ebbene, il punto D1 di coordinate 1, 7 è sicuramente accettabile e quindi sarà una nostra prima soluzione. Per quanto riguarda il secondo punto, andiamo a vedere come si posiziona. Questo ha coordinate meno 13 diciassettesimi, quindi valori negativi sia per la scissa che per l'ordinata. Meno 13 diciassettesimi è anche un numero in valore assoluto più piccolo di 1, quindi se meno 1 sta qua, meno 13 diciassettesimi sarà più vicino all'origine, quindi diciamo più o meno da questa zona qua. E contemporaneamente meno 1 diciassettesimo, anch'esso negativo, grosso modo il punto D con 2 si trova in questa posizione. Ma allora il nostro triangolo, il nostro quadrilatero verrebbe ad essere AC di 2B. Questo qui. Evidentemente questo non può essere un rettangolo, perché visto che questo qui era l'angolo retto e visto che quest'angolo qui è più grande di quest'angolo in B, si stabilisce che D2 non può essere accettabile, perché chiaramente si viene a formare un angolo più grande di un angolo retto e un rettangolo non può avere un angolo più grande di un angolo retto, dunque D2 non è accettabile come soluzione del problema. Pertanto l'unico punto che soddisfa il problema è il punto D1 di coordinate 1, 7 e l'esercizio è finito.